Ci puoi dare qualche anticipazione più precisa riguardo a quelle che saranno le novità di Liquida a ottobre-novembre? Sì, le novità di Liquida saranno una sofisticazione degli algoritmi che cercano di capire cosa presentare agli utenti in una determinata ricerca, utilizzando anche le informazioni che ci arrivano dai social network, cosa che prima non utilizzavamo. Un'integrazione anche delle fonti news più tradizionali dei newspaper online per avere un'informazione più completa. E poi tutto un insieme di regole che fanno sì che mostreremo sempre meno, ma speriamo sempre più con un senso, sempre più di qualità. Quindi ridurre molto sia gli ambiti che copriamo, sia la quantità di cose che per ogni ricerca facciamo vedere per diventare un vero selettore di ciò che secondo determinati algoritmi che hanno dietro de delle logiche ha secondo noi senso far vedere. A proposito di algoritmi, ti volevo chiedere una cosa, di cui si è parlato non molto, ma in maniera abbastanza approfondita, ovvero il fatto che Google, ad esempio, non restituisce quando si cerca, per esempio, la recensione di un prodotto, piuttosto che pareri, eccetera, restituisce soltanto risultati da blog, piuttosto che forum, e non restituisce invece i risultati da Twitter piuttosto che da Facebook, le recensioni dei propri amici, i pareri dei propri amici. Volevo sapere la tua in merito. Io credo, beh, intanto alcuni di questi sono mondi chiusi, quindi non è facile restituirlo come tipo di risultato. La seconda cosa è che sono chiaramente conversazioni meno strutturate, dove è molto difficile capire quando cerchi qualcosa cosa ti dovrei offrire, no? In questo Google sta cercando. Quindi ora sto notando che col nuovo algoritmo su alcune cose predilige molto le fonti news, su altre predilige siti verticali, eccetera, eccetera, sta dando più rilevanza ai video. Certamente anche per loro immagino che il mondo dei social, in parte perché è chiuso e in parte perché è molto informazione, tantissima informazione molto frammentata. Sia molto difficile perché poi rischio di restituirti un piccolo sottinsieme di un mondo molto vasto che preso lì così non ti dice niente perché ti restituisco un tweet di una persona che neanche conosci, di poche battute, ha senso, non ha senso. Credo che non lo so perché magari essere dove Google decide queste cose perché chissà che ragionamenti fanno, ma non è certo, non è facile come. Non credo che lo facciano in questo perché lo vedono i social come una minaccia e quindi non vogliono dargli visibilità. Credo che ci sia proprio una difficoltà nel capire come utilizzare quest'ulteriore fonte di informazione. Penso che più che una ricerca sterile sui social network o dentro i social network si trattasse più che altro di una ricerca customizzata, diciamo, a seconda dell'utente. Quindi magari se sto cercando de un determinato prodotto ho il risultato di quel tweet di un anno fa di un mio contatto che ne parla. Sì, questo è sicuramente una cosa che adesso manca, non so se sarà Google, se saranno altri, che è quella di utilizzare i dati che ho quando tu sei loggato a determinati ambienti. Non so se Google andrà in questa direzione, c'è secondo me però da stare molto attenti all'utilizzo nel dare i risultati troppo forte su ciò che so di te perché l'hai fatto. Cosa che fa un po' Facebook facendoti vedere, per esempio, ciò
nel wall cose di amici perché ci hai interagito, no? Oppure che fa Google quando ricerchi, perché poi spesso io mi è capitato di passare a vedere il profilo di mia moglie che ha molti amici miei e dire: ma è interessante che Marcello ha fatto questa cosa, ma io non l'ho vista passare sul mio di Wall. Perché? Perché due volte su Marcello, o di vedermi i risultati falsati in Google rispetto a quelli del collega accanto. Ma che poi quei risultati fossero più interessanti solo perché io su quel sito ci avevo già cliccato in passato, allora me lo tiri su. Sì, magari ci ho cliccato per caso, ma non è che voglio trovarmi sempre quel sito tirato su, no? Quindi questi ragionamenti sull'andare sempre verso, capisco sempre più chi sei, poi mi spappardelli a me stesso ciò che ho già fatto, ma così mi impedisci di scoprire cose nuove, no? Cioè c'è del valore aggiunto, ma bisogna starci attenti. Insomma, possiamo dire quindi che l'algoritmo nudo e crudo non riesce a rendere effettivamente efficace questo tipo di ricerca. Ma io non lo so, io lavorando molto in piccolo, già in passato da quando ero in Virginia, ora in Liquida, ma veramente su volumi di informazioni infinitesimi rispetto a quelli che lavorano motori di ricerca come Google, è veramente difficile. Cioè l'utente non dice: ma perché mi stai mostrando queste cose? Ma è un continuo di equilibri dove se muovi una cosa che migliora una cosa da un lato, peggiora completamente i risultati da un altro. Faccio un esempio. Qualcuno mi dice: ma quando io cerco in Liquida un nome e cognome, spesso mi dai una cosa che non è quel nome e cognome, perché Andrea Sant'Agata, poi c'è la Santa Sant'Agata e io ti do una cosa dove c'è scritto Andrea da una parte e la Santa Sant'Agata dall'altra. Questo fra l'altro lo fa anche Google, no? E hanno ragionissima su Andrea Sant'Agata, ma se poi uno cerca invece le innovazioni del nuovo iPad, innovazioni e iPad non sono accanto nella frase, nel corpus di testo che io vado a cercare. Se io cerco solo dove Andrea Sant'Agata è accanto, devo cercare accanto anche dove innovazioni e iPad è accanto. Ma magari c'è un testo che parla delle innovazioni dell'iPad, ma non è che c'è scritto le innovazioni dell'iPad. Beh, quello è facile, ce n'è uno, poi ce ne sono 100 che non è scritto così. Ah, questo è il classico esempio di ricerca di un punto di equilibrio. È meglio che Andrea Sant'Agata dia solo Andrea Sant'Agata e non Andrea Giorgetti che è andata alla festa di Sant'Agata o viceversa? Non lo so, dipende molto dove vuoi posizionare il tuo motore di ricerca, dipende molto che tipo di query fanno principalmente i tuoi utenti, eccetera, eccetera. Però spesso la soluzione non è poi così semplice come sembra. Organizzare l'informazione è molto difficile. Mi sembra che si siano fatti certi passi avanti anche per quello che riguarda la ricerca semantica, restando in Sì, la argomento. ricerca semantica è sicuramente interessante come campo di applicazione per cercare di, ad esempio, se in un testo si parla di Berlusconi. La ricerca semantica ti può dare due aiuti. Uno, ad esempio, di dirti se se ne parla in maniera rilevante o meno. E quindi poi ti mostro quello dove se ne parla in maniera rilevante e mostro sotto quelli dove se ne parla in maniera non rilevante. Ti aiuta anche, per esempio, perché Berlusconi o Bersani è sia un cantante che un politico. E quindi ti dice forse se è più Bersani musica. Però la semantica noi ci siamo accorti che per utilizzati in approcci orizzontali come il nostro non bastava, noi abbiamo puntato molto sulla semantica, adesso puntiamo molto anche su altri generi di analisi, molto sui social, su cosa viene shareato, che è un altro indicatore da non prendere come il Vangelo, perché poi vengono shareate milioni di cavolate e non cose serie. Oppure sulla link popularity che ci dà Blogbubble, cioè non abbiamo trovato nel decidere se mostrare prima un documento rispetto a un altro, come aveva fatto Google all'inizio con la link popularity, diciamo col sistema che dava i link, che è stata la grande rivoluzione. Non abbiamo trovato la polverina magica, la formula magica facile, per cui stiamo approcciandolo sommando insiemi di approcci e vediamo se il nuovo litigio riuscirà a centrare l'obiettivo. In uscita, quindi, come dicevi prima, tra ottobre e novembre. Torniamo a parlare di Banzai per un Poi ho momento. letto che Wikio abbandona e quindi rimaniamo soli. Il CEO di Wikio
ha scritto che loro lasciano Wikio come prodotto media per dedicarsi solo a fare buzz. Mi dispiace, secondo me, io non credo che i nostri siano prodotti nati per vivere di Google. Se abbandoniamo appena Panda ci toglie il 25% di traffico, mi dispiace, nel senso che il nostro senso dovrebbe andare oltre, dovremmo piacere agli utenti, ci riusciamo in parte, noi continuiamo a insistere, ci crediamo. Tornando alla domanda di prima, appunto, e tornando a parlare di Banzai, in che direzione sta andando in questo momento? Quali sono le prospettive per il futuro prossimo piuttosto che più lontano? Banzai sta andando in questo momento, incrociamo tutte le dita molto bene, cresciamo sia nell'e-commerce che nel media advertising a tassi di gran lunga superiori alla media di mercato. L'altro anno abbiamo fatturato 80 milioni di euro, il prossimo anno quest'anno superiamo di gran lunga i 100 milioni. Secondo me la direzione è abbastanza tracciata, nel senso essere il leader o uno dei grandi leader nel campo dell'e-commerce dei beni fisici, dove alla fine sono pochi player e noi siamo con il fa nostro fatturato già adesso fra i big player di questo mercato, mettendo insieme le sinergie di un e-commerce più tradizionale di beni fisici come può essere i price, dove continuiamo a aumentare la qualità del prodotto, riuscirà a giorni nuovi price, che fa un altro passo molto in avanti in termini di qualità di utilizzo, eccetera, di livelli di servizio verso gli utenti, e dall'altro portando anche alle vendite di impulso e saldi privati, un fenomeno che abbiamo visto primi in Italia. E siamo gli unici player italiani a competere con i grossi due player internazionali che sono poi Vanprivé e Privalia. E è uno dei rari casi in cui un player italiano competa su fenomeni internazionali sul proprio mercato. Di solito su questi grandi fenomeni ci arrivano dall'estero. E invece noi l'abbiamo visto nel 2007 e adesso siamo fra i tre grandi player di questo mercato. Dall'altro verso, sul media, dove abbiamo un size rispetto ai Corriere, Repubblica o più piccolo, comunque cresciamo molto bene. In termini di utenti siamo il gruppo che cresce di più in Italia, con oltre il 25% l'anno di crescita di utenti. Siamo stabilmente il terzo gruppo italiano, il settimo fra i vari player, con più di 13 milioni di utenti al mese. E con una caratterizzazione molto specifica, noi puntiamo a fare dei verticali di qualità che vadano incontro a interessi e passioni della gente, autoprodotti dalle persone stesse, con l'aiuto di nostre redazioni, di nostre tecnologie, ma dove sia in qualche modo sempre l'utente quello che è il fulcro, che siano le guide che arrivano spontaneamente di viaggio in Zingarate, o siano i grandi forum e le ricette che ci arrivano su Pooparound, che siano gli appunti degli studenti o le recensioni dei film degli appassionati di film TV. Un quadro molto poliedrico, quindi, quello di Banzai. Sì, è poliedrico, ma alla fine facciamo due grosse cose, media e e-commerce, con due chiari posizionamenti in entrambi, e poi questo è l'anno di iniziare anche a mettere su sempre di più le varie sinergie. Non è un caso che noi facciamo media e e-commerce, è stata una scelta strategica fin dall'inizio. Poi, prima abbiamo dovuto consolidare le due gambe, adesso stiamo andando a mettere a fattor comune le varie sinergie che essere l'unico player italiano e uno dei pochi europei che ha dentro di sé sia il segmento media che il segmento e-commerce ci consente di fare. Quindi ti volevo fare un'ultima domanda a proposito di Banzai, ma più in generale su quello che stai facendo. Ci sono novità, anticipazioni, cambiamenti, nuove versioni di cui puoi parlarci? No, nel senso che noi andiamo avanti con l'assetto con cui siamo nati, con queste due grandi componenti, una del media e dell'e-commerce. Ormai è chiaro, la gamma di prodotti è più o meno definita, sia nel media che nell'e-commerce, con i price e saldi privati da una parte, e studenti, Pianeta Donna, Liquida, soldi online, film TV, Zingarate, insomma tutti questi verticali dall'altra.
E adesso la strada è un day by day più che di grandi annunci, un day by day di migliorare la qualità, è un day by day di aggiungere servizi, è un day by day di sfruttare le sinergie fra tutti questi mezzi. Pensi che in quell'equilibrio tra approccio redazionale, approccio automatico di algoritmo, ci saranno delle variazioni in favore di una delle due parti? Io credo che su Liquida l'approccio sarà sempre più algoritmico, perché sennò è meglio chiuderla. No, è vero, nel senso che non ha senso, le grandi moli di informazioni si organizzano solo tramite algoritmi intelligenti. Se rimetto l'uomo al servizio, sto ammettendo che ho fallito. E comunque non ce la fa. Nel senso, Virgilio era bellissimo quando è nato nel 96, una directory fatta dagli uomini. Poi sono arrivati i motori di ricerca perché la rete stava esplodendo. Mettevi su delle grandi capannoni di cinesi, oppure, e poi non so con che qualità alla fine, no? Mentre nel resto di Banzai Media l'approccio è più equilibrato, sono redazioni al servizio degli utenti. Dove a volte è più forte l'aspetto redazionale, a volte è più forte, dove però lì le tecnologie sono anche un po' più semplici, variano da prodotto a prodotto, ma è l'incontro fra le nostre redazioni e i nostri utenti che poi fa il prodotto. Qual è la tua idea di crowdsourcing? Io credo nel crowdsourcing, non credo che sia la panacea di tutti i mali. Credo che vada utilizzato, noi lo stiamo tentando di utilizzare, ad esempio, con Saperlo nel campo della produzione di contenuti, è un altro dei campi dove stiamo provando a fare innovazione ed è molto difficile perché trovare il giusto equilibrio fra qualità e costo, cioè se non vuoi diventare una content farm di spam, cosa che non ci interessa, ma vuoi farlo veramente per cercare di trarre valore dal grande valore che c'è in rete, però devi trovare il modo di avere un approccio che sia sostenibile da una parte e allo stesso tempo di qualità. E in mezzo a questo, perché queste due cose si incontrano, sono tante tecnologie, perché poi ci devono essere tecnologie che ti dicono che quel contenuto non è copiato, ci devono essere tecnologie che ti dicono che in quel contenuto non ci sono errori, ci devono essere tecnologie che ti dicono che di quel contenuto non ne hai già altri 20 simili, perché sennò anche lì c'è troppo uomo e la qualità, quando i volumi aumentano, in parte deve essere facilitata da tecnologie. Sì, quindi alla fine è sempre un gioco molto delicato, a quanto pare. Sì, è un gioco di ricerca di equilibrio fra tecnologie che ti devono aiutare, ma le devi saper fare e spesso non ci riesci, questa è la vera innovazione, e dall'altra parte un punto di equilibrio sulla qualità e i costi che rendano sostenibile il sistema garantendo la giusta qualità. Se ci si riesce chiaramente è vincente, ma non è facile. Da enunciare è facile, da fare poi piano piano. Ah, speriamo bene, Ce insomma. l'auguriamo, noi qualcosa abbiamo già fatto e continuiamo. Io ti ringrazio per il tuo tempo e di essere stato qui con noi oggi e Grazie mille a te e anche a voi. Quando spero che avremo modo di incontrarci presto. vuoi, ciao ciao. Ciao.